Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su XCOM Enemy Unknown. Nell'ultima puntata abbiamo eliminato quell'UFO sorvegliante. Stiamo costruendo la camera di Gollop. Sto facendo anche dei test psionici. E dovevamo fare questo schianto UFO. Però prima mi ero ricordato una cosa. Devo andare nella caserma, visualizza soldati e togliere gli armamenti a sti qui, che intanto stanno nella camera psionica, quindi non possono fare niente. Quindi lasciamoli lì. Mustang, togliamoli a Titan. Speriamo che funzionino. Ok, inviamo lo Sky Ranger. Ok, chi abbiamo? Assaltatore, supporto cecchino. Che cosa faceva già la corazza psionica? Che non me ne ricordo. Buona la corazza psionica. Aumentare la volontà dei soldati. Niente male, va. Teniamola. Ok. Invece a Popova, licantropo, anche detta, possiamo non metterla nella missione. Che perché la sto mettendo? Buone unità? No, abbiamo troppi, se no, di quei cosi. Ci starebbe un nuovo pesante. Oh, Psycho Rabbit, Turan o Riki. No, proviamo Riki, che non è mai entrato in missione. Poi Nasim. Ecco. E il kit medico, sempre a voi. Supporto. Te, kit medico ce l'hai? Sì, che ce l'hai. Ah, poi Toro, anche la Titan a lui. Va bene così. Sì, mettiamoli a pistola laser anche a lui nel caso se deve sparare a distanza alla sua pistola. Xino, tutto quanto. Ah, andiamo proprio al nord del Canada. Vicino in Groenlandia quasi. Il classico passaggio nord-ovest. Si trova in Canada. Sembra che gli alieni siano caduti in una zona scarsamente. Dovrebbe esserci più neve, però, in Canada. Spero che si tengano alla larga. Spero che non sia una missione troppo difficile, perché beh, ho messo l'elite dell'elite, tranne Riki, che Riki è una recluta. Però vediamo come andrà, però spero che non sia una missione troppo difficile e non dobbiamo perdere gli uomini adesso, che siamo proprio alla fine. Oddio. Ci avviciniamo al luogo dello schianto. La squadra attende i vostri ordini. Affermativo, Big Sky. Qualcuno è libero di ingaggiare bersagli ostili sul luogo dello schianto. Iniziamo con Xino. Sembrerebbe una nave da rifornimento. Eccoli lì. La potenziale capacità di carico è incredibile. Se gli alieni stanno davvero cercando di portare tanto materiale esterno, può solo significare che si preparano ad ampliare l'invasione. Quello lì è un berserker. C'è un assalto mentale. Questi qua che andiamo sul sicuro. Ok. Col berserker bisogna stare compatti, non c'è alternativa. Spariamo al berserker. No! Mancato. Ok, con Riki lo teniamo un po' più dietro. Mettiamolo in guardia. Invece voi altri. Ok. L'assaltatore lo lascio lì davanti. E ti metto anche te in guardia. Xino forse lo devo lasciare un po' più dietro. Ok. Furia Berserker. Dai, tutti in guardia.
E la fiera dei pipponi anche. Nasim e Riki. Dai, ora non può attaccare, ha fatto il suo movimento, però dal turno successivo può. Non so che cosa vogliono fare. Furia omicida. Devo capire che cosa fa Furia omicida, però. C'è un colpo in testa. Come hai fatto a mancare l'oxino? Dai, c'è un doppio colpo. Ok, 6 di danno, intimidazione, ma Xi non si fa intimidare da cose del genere. Oh, cavolo. Però io sì. Dai. Intimidazione. Andiamo. 6 di danno, intimidazione. Ecco come bisogna battere i berserker. Bisogna concentrare in un turno solo tutto il fuoco su di loro. Perché non bisogna lasciargli altre chance. Dai. Cazzo! Come ha fatto a mancarlo? Ora non dovrà mancarlo. No. Ok, il berserker è eliminato. Buono. Abbiamo però sprecato tutto quanto. Dovevo sprecare. Ok, non deve lanciare una granata, se no siamo fottuti. Stavo per dire frottuti, siamo frottuti. Oddio. Ok, ora vediamo di levarci dalle scatole. Sì, no? Cosa puoi fare? Dai, provaci. Poca percentuale ha, però. Ha poca percentuale di... successo, eh. Ora diamo un po' di avanzare. Chi danneggiare? Lui. Dai. Merda. Sapete che rabbia. Proviamo. Ok. Ritiriamo un attimo Toro, che lo cureremo al turno successivo. Anzi, lo curiamo subito noi Toro. Devo potenziare anche i kit medici. Perché non è che sono così tanto potenti, quelli che abbiamo adesso. Non capisco dove si sposta. Che salto! Cos'è fatto? Ho fatto un po' divertente. Oh, cazzo. Merda. Fanno male, però. Un minuto. No, ma non sbagliano. Dai, Xino. Falli vedere di che pasta sono fatti gli umani. Ok, paparino. Nome morire. Ok, Riki. Andiamo un po' avanti. E vediamo di rimetterci in sesto. Click, clack, bang. Ricarichiamo ancora. E ok. Facciamo questo turno qua un po' per rimetterci a posto. Dovrebbero esserci altri Mewton. Anche un Mewton d'elite. E non mi piace. Curiamoci le nostre ferite. In modo da metterci un po' più in sesto. E in guardia. E riposizioniamoci. Bene, questa volta. Cavolo, non hanno sbagliato un colpo, però. Vediamo di toglierci subito da questa zona qui, che gli spazi
ampi con... non mi piacciono tanto a me. Cioè questi spazi ampi dentro le navi, perché loro possono sempre attaccarti ai lati, come potete vedere. Se io avanzavo ancora un po' ero fritto. Quello che voglio fare adesso è mettermi un po' in una posizione un po' più gradevole. Vediamo qui che può esserci. Non voglio avanzare di sopra, voglio solo rimanere un attimo lì. Ok. Xino avanza qua sopra. Che sono sti ascensori? Guarda. Whoop! Che fighi! Ma no, perché sono fighissimi sti ascensori. Etereo, questo qua è il suono dell'etereo. E contro l'etereo devo mandare Xino, perché l'etereo non è che fa tanti danni, fa solo danni mentali. E bisogna mandare persone che hanno tanta, tanta volontà. O robot. Fulmine c'è morto. C'è morto. Oddio, quando moriranno anche i robot, posso già chiamare anche Blade Runner. No. C'è morto lì il nostro robot, quindi o Xino o tentiamo di mandare persone che vengono subito impossessate mentalmente. Come sapete la mia tattica è sempre quella, mandare avanti le mie unità, però in questi spazi abbastanza angusti, un po' tutti compatti, così tutti vicini vicini, perché se no possono... Se stai tanto lontano succede che si ammassano solo contro un'unità e fanno questa tattica. Si ammassano tutti contro una sola unità e ti ammazzano quell'unità lì, e poi dopo si ammassano contro un'altra e contro un'altra ancora. E questa non è una buona tattica. Noi dobbiamo fare l'incontrario, ammassarci tutti contro piccoli gruppi in modo da non sfidarli tutti, perché ovviamente loro sono in grandissima superiorità numerica rispetto a noi, e se li dobbiamo sfidare tutti assieme perdiamo, non abbiamo alternative. Quindi se noi li attacchiamo tutti uno alla volta, abbiamo più probabilità di vittoria, o almeno di uscirne non proprio morti, ecco. Però ricordiamoci che XCOM è fatto per far bestemmiare. Ok, avevo idea di andare verso quella porta lì. Non è una tattica che consiglio, perché prima in questi casi qui consiglio sempre di controllare porta per porta dai lati, andando sempre più in fondo, perché sennò può capitare che ti prendono alle spalle e non c'è cosa peggiore, fidatevi. Però non abbiamo tanti rischi, perché alla fine il nemico più vicino dal rumore si è sentito era lì. Quindi stiamo qua in guardia e avanziamo. Vediamo. Guardi ancora con Xino. Che è in quella stanza. Ok, mandiamo quello che ha più vita di tutti. Ok. Qui non c'è niente. Bene. E questo già è un bene. Oddio. Xino dovrei mandarlo qua su. Sì. Teniamo Nasim un po' alle retrovie. E Xino, facciamolo avanzare totalmente. Che giro che fa Xino, non puoi andare diritto. No, deve scendere e poi salire. E stiamo un po' in guardia anche qui. Così nel caso se si fanno vivi, sul cazzo. Xino. Siamo qui.
un bruttissimo presentimento. L'avevo detto, ho un bruttissimo presentimento. Questi qua sono fluttuanti corazzati. Sono tosti, eh. Li ho visti nell'ultima missione. Quando, non mi ricordo. Vediamo che possiamo fare. 6 di danno, buono. Loro hanno 12 di vita, sanno il fatto loro, eh. Non sono tra i più potenti, ma nemmeno bisogna sottovalutarli. Oh, un altro berserker. Dio mio. Possiamo beccarli entrambi con una granata? Sì. Se la lancio qui. Ok, così almeno li abbiamo danneggiati entrambi. Non dovevo andare lì perché ho attivato lo script, però... Meglio andare qui che essere poi dopo accerchiati brutalmente. Oddio. Cinque di danno. Andiamo un attimo qua su, non voglio. Faccio ritirare Toro. Perché? Perché Toro è quello che ha meno vita. Berserker lo annienterebbe. E se lo sparo da qua su, non può venire. Che fai, Berserker? Lui l'ha solo ferito. Solo. Faccio per dire, solo. Ecco, è questo che ho paura su XCOM, in questi UFO. A me non piacciono le missioni UFO perché è solo un'opportunità per farti accerchiare. Tutta la missione, solo accerchiamenti da parte del nemico. Ed è brutto. Guardate la situazione che sono adesso. Ho un berserker in mezzo alle mie linee. Poi... Sono riuscito a gestire abbastanza bene, che sono riuscito a mettere i nemici ai lati. Adesso mi sta brutta questa. Chi posso colpire? Solo te, va. Ok, facciamo doppio colpo. Ok, adesso sono riuscito abbastanza a gestirla bene, che sono riuscito a mettere entrambi... in una zona abbastanza, come si può dire, davanti a me e non alle linee nemiche. Immaginate se andavo tutte con le mie unità verso questi fluttuanti corazzati e mi ritrovo dietro tutto. Mi aspetta un attimo. Ho un'idea. Ricky? No, non puoi lanciare il razzo, va. Provaci. Se gli danno. Quando Mutant Berserker fa questi movimenti qua, a me tira sempre delle laggate abnormi. Ok. Annientato. Bene. Ok, vediamo che riusciamo a fare. Sto pensando cosa posso fare. No, questa non è una buona situazione. Mettiamoci indietro e facciamola avanzare. Cosa vogliono fare? Si disperdono troppo. Non è una tattica saggia. È la madonna, come hai fatto a beccarlo? No, se adesso mi muore Ricky è un problema. Cioè, non è un soldato tanto... veterano, però... è un mio amico, quindi... non morire, non perderò un amico. Un amico, lol. Che tristezza. Dai, facciamo assalto mentale che così lo ammazziamo.
Minchia, l'assalto mentale è qualcosa di devastante, però, eh. Dai, lo annientiamo. E il nostro paparino non si smentisce mai. Miki. Dobbiamo curarlo in qualche modo. Avevo idea di far avanzare il Muton in modo di coglierlo in una trappola. Era la mia tattica questa. Cioè questa era la mia tattica. Facciamo una ricarica. Come ha fatto a beccarmi? Non mi poteva beccare. Questa qua è una posizione strana, perché il nemico può vedere me e io non posso vedere loro, ed è stranissimo. Dovrebbe essere il contrario. Oh, sono un kit medico, meglio che lo tengo bene se qualcuno lo devo stabilizzare. Questa missione qua ci sono stati tanti feriti. Oh no, 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 che cazzo ho fatto? Non lo, non ci, no! Facciamo fuoco in corsa, dai. Facciamo questo qua 100%. Dio. Ma che cazzo? Dai, proviamoci. Ok. Almeno le aspettative sono un po' più rose. E Ricky è gravemente ferito. Teoci in guardia. No, non, veramente, ho fatto una cazzata. Sì, lo beccavo di sicuro. C'è copertura. Vediamo se riusciamo a annientarlo. Ricky 68. Devo spostarlo qua sopra. Mi sto chiedendo dove fosse l'Eterio, però. Mio Dio, però che missione difficile. Non oso immaginare la missione finale. Se c'è una missione finale, almeno. Non so. Ho sentito dire che c'era, però sono voci. Ok, qua possiamo benissimo scendere. Credo che l'Eterio sia in quella stanza laggiù. Questa qua, cioè. Perché quella lì più o meno. Dovrei anche catturarla, sto Eterio. Se riesco. Non prometto assolutamente nulla. Oh, l'ultimo kit medico. Con chi utilizzarlo? Per chi? Le scelte della vita. Eh no, devo tenerlo nel caso se qualcuno lo devo stabilizzare. Però paparino non devo mandarlo in azione, lo devo tenere alle spalle. Retrovie anche Ricky. Xine è quello che non si è fatto niente, cioè. Si fa per dire. Ok.
Andiamo sino verso la porta. Facciamo scattare tutti quanti. Perché non dovrebbero esserci più nemici. Quello lì dovrebbe essere la stanza dell'etereo. Dovrebbe? Punto interrogativo. Dovrei mandare Xino lì dentro contro l'etereo, perché alla fine, come ho detto prima, è l'unico che può affrontarlo. Almeno spero. Perché tutti sono più o meno feriti. Sì, è lì dentro. Cos'è stato? Non lo so, Xino. Spero che non ci siano altre persone, però, eh. Ah, mettiamoci in guardia con la pistola laser. Cioè, il plasma. Devo potenziare i kit medici, eh. Gente, gente. Fa ridere che fanno giumpo. Così, boom. Charles Martin. C'ho l'avanzare. No, Nasim o Martin? No, Nasim. Sì, l'etereo è qui. Apriamo. Etereo e Mutant Elite. Ah. No. No, c'è cerchia. C'è un colpo incapacitante? Sì. Non dico niente perché sennò... Perché sennò turbo la sensibilità di qualcuno. Oh, critico 13, buono. Oh cazzo. No, no, non rischio. Non voglio tanto rischiare. Facciamo fuoco di soppressione. Soppressione. Dai, proviamo. Se manchi il bersaglio. Urra! Come l'ha detto. Sì, già, posso catturarlo. Dai, incrociamo le dita. Sì! Abbiamo catturato? Yeah! Ok, ora vediamo di annientare... il Mutant. E ok, ce l'abbiamo fatta contro tutto. Oh cazzo, l'arma. Ce l'abbiamo fatta contro tutte le aspettative, gente. Larus ce la fa ancora. E l'XCOM ce la fa ancora. Sì. E vai così. Ah, agente. Controllo mentale. Già solo controllo mentale è figo. Martin stanatore. No, 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 no. Forse fuoco rapido è meglio. Stanatore no, e lo trovo inutile. Sergente, facciamo che così. Un altro no. Alieno vivo. La sì. Prego di porgere il mio. Ok. Rete satellitare completata. Quindi possiamo creare nuovi satelliti. Quanti possiamo crearne? Crearne. Che cazzo sto dicendo? Come parlo? C'è
C'è precisione al plasma completato. Ah, buono. Quindi, autopsia di Etereo. Questo esemplare sembra essere... No, l'autopsia. Pazienza, non volevo fare l'autopsia. Interrogatorio. Ah, scudo mentale. Ho paura però di vederlo lì chiuso. A me fa cagare sotto l'Etereo. Guarda che figo però che è. I got the power. Cioè sembra un monaco Shaolin. Sì. Per 80 di oro. Cioè di oro. Sono... penso troppo sì. Ah. Via Skyranger. Ah no, aspetta, questo qua... no, è atterrato. Allora, boh, per la prossima missione. Facciamo. Perché... adesso no. Perché ho già fatto abbastanza. Boh, gente, per questa puntata è tutto. Siamo agli sgoccioli. Votate, commentate, ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'arso è tutto. Ciao!